Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Taik, e benvenuti a questa 29esima puntata di Minecraft con Modpack Vaults. 29esima puntata e nonché seconda parte della spiegazione sui missili di questo splendido modpack. Bene, nella scorsa puntata ragazzi ci eravamo lasciati al crafting minimo della piattaforma di lancio dei missili, quindi eravamo rimasti proprio alle basi, nonché a piazzare il launcher platform e il support frame, se non mi sbaglio, perfetto. Sì, support frame, perfetto. Launcher support frame, sempre mi sbaglio lì ragazzi, come se avete visto la prima parte avete subito intuito il mio incriccamento. Ok, mi hanno detto che le cose ve le spiego dopo, diciamo le cose che ho fatto per quanto riguarda il let's play e non la guida. Allora ragazzi, in questa puntata, nella scorsa avevamo lasciato praticamente il launcher platform, che mancava praticamente qualcosa, e non ve lo volevo dire perché volevo aspettare questo video. Bene, dopo questo lungo giro di parole assurde ci siamo arrivati, quindi manca, come avete sicuramente ben intuito per chi controlla molto bene il NEI, manca praticamente il Launcher Control Panel, cioè semplicemente il pannello di controllo dove poter inserire le coordinate e dare l'ok del lancio del missile, per l'appunto. Allora, passiamo subito al crafting. Crafting veramente semplice come al solito: 7 vetri, un control circuit o basic circuit e un cavo di rame. Ok, quindi noi ovviamente abbiamo già preparato il tutto. Allora, i 7 vetri ce l'abbiamo. Sì, prima però bisogna creare il basic circuit. Facciamo una cosa, piazziamo questi qua. Uno di ferro, ormai l'abbiamo imparato a memoria. 4 di redstone e 4 di platino. Bene, e una cosa, questo è praticamente per quanto riguarda questo è il basic. Allora, qua sono scemo. Control circuit, ok. Noi adesso stiamo craftando il control circuit, però ovviamente si può fare tranquillamente anche col ecco, adesso che voglio il basic, no, col basic circuito, ossia con un bronze plate che comunque avevo nella cassa, infatti io ho deciso di farlo. 4 cavi di rame e 4 di redstone, però come al solito rimango sempre sul control circuit. Allora, che è molto più semplice da craftare comunque. Allora, un erice d'alloy, tac, e 4 di platino. Ecco qui un control circuit bello pronto. Prendiamo il cavo di rame e i 7 di vetro. Ragazzi, visto che mi avete chiesto molto di salutarvi, vi saluto comunque alla fine del video, non è che mi sono scordato di voi. Allora, 7 di vetro, ecco qua il launcher control panel. Allora andiamo a piazzarlo subito su di sopra. Abbiamo bisogno dell'energia elettrica, ragazzi, per questo abbiamo portato su l'energia elettrica, e per rispondere a Nicola Dorsi che mi diceva che potevo portare l'energia da questo cubo sotto per mettere i launcher support frame, volevo dire che praticamente non è necessario mettere da questo lato un altro launcher support frame, anche perché non ci sarebbero altri posti dove poter mettere il control panel, perché se lo mettessimo già da questo lato o comunque qui già non andrebbe bene, direbbe non connected. Quindi piazziamolo qui, vediamo che si sta caricando di energia, ha bisogno di 400 kJ, voltaggio di 120, per il momento dice che è insufficiente l'elettricità, adesso appena sale a 400 dirà che è connesso ed è pronto al lancio. Questa è l'inaccuratezza in italiano, praticamente quanto è inaccurato, quanto è la precisione del lancio. Allora, qui ci sono un po' dei dibattiti. Io nella scorsa puntata avevo detto, ok, sta diventando anche buio, perfetto, avevo detto che andavano messi il launcher support frame in tutti e tre i lati. Allora, per avere una precisione di 15 blocchi, perché io credo che sia il minimo, perché è il minimo che si è riuscito a prendere, basta anche mettere il launcher support frame anche solo qua davanti. Però
Perché se non mettessimo niente, se non mettessimo nessun launcher super frame, avremmo una precisione di 30 blocchi, quindi significa che è impreciso di 30 blocchi, si può sballare di 30 blocchi dal punto deciso. Però, come vi ripeto, io facendo degli esperimenti in Creative, se non mettevo questi laterali anche, il missile mi andava a cavolo suo. Magari è stata una mia impressione, però tanto il crafting è abbastanza semplice, il tin e il rame e il copper sono facilmente reperibili, quindi ho deciso di costruirlo perché comunque si fanno col bronzo. Bene, allora ci manca la leva, ci manca e il missile che andiamo subito a craftare. Qua la corrente aveva caricato? No, nel frattempo carica. Andiamo giù, ehi, perfetto. Andiamo a farci anche un attimo di ninna nanna. Perfetto. Craftiamo nel frattempo la leva che mi ero scordata. Ah, già l'avevo craftata, perfetto. E bisogna craftare il missile. Il missile, veramente molto semplice, la base del missile. E allora, missile, perfetto. Conventional missile. E praticamente questo qua è il missile base, nel senso parte, esplode, fa i danni classici normali. Poi magari dopo vi do due spiegazioni almeno sui T1, poi magari T2 e T3 li possiamo vedere un secondo, i T3 e i T2 li possiamo vedere in un secondo momento. Però almeno i T1. Allora, conventional missile. Allora, bisogna fare un missile module, praticamente che è la base di ogni missile. Quindi diciamo è lo scheletro del missile, che si crafta con 5 di steel. Un basico control circuito, ovviamente noi faremo il control circuit, e un coal, quindi non va bene la carbonella. Allora, craftiamolo subito. Poi vi spiego l'altro componente che serve, che cos'è. Allora, perfetto. C'è un po' l'inventario pieno, la prossima volta che faccio i video. Ah, ragazzi, questa comunque non è roba givata in creative, questa è roba tutta quanta che mi sono preparato prima di registrare, quindi io gioco comunque in survival, eh? Magari qualcuno può venire il dubbio che prendo, givo, metto lì e sono tranquillo. No, questa è tutta quanta roba che la prendo dalle miniere. Anzi, devo mettere anche in moto quel moto zappa del tunnel bore, perché ok, io qua già stavo andando avanti, ma mi ero scordato che devo fare prima il control circuit. Devo mettere anche in moto il tunnel bore, così almeno, perché sto cominciando a finire la redstone. Allora, una riccia d'alloy. Per chi non sapesse cosa fosse il tunnel bore, basta che vada a vedere una puntata precedente e vede subito che è uno strumento veramente utile in questo modo. Control circuit, perfetto, lo abbiamo. Uno di coal, il coal l'ho lasciato nella cassa. Pronti a tutti, ragazzi, a tutto. Allora, control circuit, coal e 5 di steel. Perfetto, ecco il missile module. Poi ci voleva un condensed explosive, che è la base, sempre anche questo qui, degli esplosivi, perché ogni missile richiede un esplosivo diverso, che è praticamente semplicemente uno di redstone e due TNT. Allora, craftiamo subito le classiche TNT. Prendiamo 10 di gunpowder, quindi di polvere da sparo, e 5 e 8 di sabbia. Allora, se mi ricordo bene, se mi ricordo bene, si dovrebbe craftare in questa maniera. Questo è proprio crafting base, almeno vedere se. Perfetto, allora mi ricordavo bene. E TNT tanto, tanto amate da alcune persone e tanto odiate da altre. Allora, 2 di TNT, 1 di redstone, e abbiamo 3 condensed explosive. Quindi ci possiamo fare addirittura 3 missili. Mettiamone uno qua. Perfetto, abbiamo un conventional missile. Allora, missile o missile? Scrive. Un missile proprio scrive. Quindi missile convenzionale. Perfetto, adesso quindi siamo pronti al lancio. Abbiamo pronti al lancio. Andiamo un attimo fuori per scegliere dove possiamo lanciare questo missile, perché ci servono comunque le coordinate, perché non è che possiamo sparare così a coglionella. Possiamo lanciarlo qui. Dove di solito, qua cosa c'è? Un buco addirittura, perfetto, tanto così almeno rompiamo un po' di miniera. Ma tanto non penso che riusciamo a scendere laggiù, perché comunque c'è un'imprecisione. Lo vogliamo lanciare più o meno qui, che siamo a meno 80 e più 200. Beh, arrotondiamo, meno 80 più 200. Andiamo lì, comunque la casa sta cominciando a prendere una forma strana. Quindi
con missili, lanciamissili sul tetto e via dicendo. Questa è la cosa che mi piace di questo modpack, perché mano a mano i nostri rifugi prenderanno sempre forme diverse per via degli infiniti macchinari che si possono fare. Tanto che ne ho anche già in mente uno nuovo per la prossima puntata. Allora, saliamo su, piazziamo una leva qua di fianco. Era meno 80 più 200, sì. Si potrebbe anche mettere qua un cubo con un pulsante, perché comunque serve un impulso solo di redstone, non serve un impulso, cioè non serve un contatto continuo, basta un solo impulso. Allora, qua si possono fare due modi. Allora, o tasto destro sulla launcher platform e se ci mette il missile sopra, no? O se no, addirittura si può, per fare più veloce, premere tasto destro direttamente sopra. Sì, è un bug di texture, intanto bisogna allontanarsi sopra il launcher platform. Questo è il missilone 1007, no, 107C, almeno sempre, sì, penso che sia C, sia per conventional, non ci ho fatto mai caso a questa cosa. Questo è il missile più piccolo e basico che c'è. Allora, mettiamo le coordinate, target occluso, vabbè, perché adesso siamo praticamente qua, dovremmo essere almeno 36201, sì, infatti non è che è troppo corto. Corrente ce n'è, allora, meno 80. E infatti c'è già ready to launch più 200. Ricordiamo che c'è una precisione di 15 blocchi, quindi non è che arriva proprio dove mettiamo noi la coordinata. Ecco. Allora, sì, bug di texture che sparisce il missile. Facciamo partire il missile. Eccolo lì. Dove va a finire? Ecco, infatti ha sbagliato di parecchio, però c'è una precisione di 15. Anzi, andiamo a vedere se è giusto la precisione. Magari ha sbagliato di casino e ci ho fatto una bella figura del di cavolo. Ecco, sto facendo una parola che non dovevo dire. Però visto che mi ha tirato fuori anche del carbone, beh, bene, 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 visto che mi serviva. È una buona idea per minare, eh. Comunque cioè di buco ne fa parecchio, eh. Raccogliamo un po' di terra. Adesso vediamo dov'è che è esploso. Andiamo più o meno al centro, dai. Allora, qua siamo a 68212, dai. Sì, più o meno c'è 70. Sì, si trovano, si trovano. Sì, la precisione è di 15. Delle volte a me è capitato che ha beccato addirittura proprio la coordinata giusta. Dico, quando provo per i cavoli miei, questo buco lo devo tappare, ahimè. E ho fatto anche lo scalino, perfetto. Delle volte, dicevo, mi ha beccato proprio il punto esatto, e come questa volta non becca tanto bene. Comunque, è per far guerra, e anche nella realtà non è che siamo così precisi. Bene, allora, per quanto riguarda i missili, ragazzi, sì, vi spiego adesso un attimo due cosine al volo a cosa servono a grandi linee i missili, se me li ricordo a memoria, perché comunque l'ho provati un po'. Allora, andiamo nel menu. Allora, conventional l'abbiamo appena visto, il convenzionale. Poi c'è il sharpnel missile qua, che praticamente quando lancia il missile, appena cade a terra, fa una pioggia di frecce infuocate tutto intorno. Quindi è comodo se magari giocate su qualche server e siete in villaggi separati e ci sono le persone. Magari voi lanciate questo missile o animali, come cade per terra ammazza tutti, perché ne lancia ovviamente parecchi, comodissimo. Incendiare missile, lo dice anche il nome, quando cade incendia l'area intorno a dove cade il missile, più o meno di 10 cubi, diciamo 10 blocchi in tutto intorno, non soltanto una fila sola, tutto intorno. Adesso però la quantità non è quanto, cioè non è precisissima, io so più o meno una decina di cubi visto che l'ho provati. Chemical missile è veramente bello, nel senso che se vogliamo fare un attacco biologico, sempre solita storia, villaggio. Noi lanciamo questo missile, non fa danno, non rompe niente, però quando cade fa un rumore come psss, che fa uscire del gas, parte nausea, rallentamento, monitor che si muove alla cazzo di alla, sì, vabbè, alla cavolo di cane, ed è un effetto bello perché veramente sembra una guerra batteriologica. Anvil missile, praticamente io non ho capito ancora cosa serve. Io ho visto che sopra sembra che abbia un guantone da pugilato, magari fa danno quando cade fa danno alle persone vicine. Questo non lo so. Sono andato a caso qua. Poi c'è repulsive, vabbè, praticamente quando cade a terra spinge tutto lontano, tutte le cose che ci sono.
Quindi ci possono essere persone, animali, items droppati, che quando cade, gli items non lo so, però penso di sì, quando cade respinge tutto quanto lontano. Non so l'utilità di questo, non mi viene in mente niente, però magari per qualcuno può essere molto utile. Attrattive è il contrario, nel senso che quando sei lì, magari si può fare un attacco, adesso vi spiego meglio. Quando si lancia questo missile, tutto quello che c'è intorno viene attirato nel punto dove cade il missile. Non ricordo se fa il danno per terra questo, non lo ricordo bene. Allora, si potrebbe fare che se si ha subito un attractive missile e poi un chemical, un sharpnel, sì, sharpnel, vabbè, shrapnel, vabbè, quello lì, sì, Schweppes, sì, vabbè. Allora, o conventional missile, prendiamo questo qua che è più facile. Missile convenzionale, magari si lancia subito uno o due attractive missile. E sulla stessa coordinata, quindi magari sei in un villaggio, quindi attira tutte le persone lì vicino. E poi si può lanciare un missile convenzionale, un missile che comunque faccia danno. Che così almeno sei sicuri, siamo sicuri che quando cade il missile lì può fare del danno, può fare. Perché più o meno si pensa che se c'è gente, viene attirata la gente lì e poi pa! Tutte le persone per aria. Perfetto, allora non sono pazzo, non sono pazzo, sto guardando anche un po' di altri missili e poi magari gli altri ve li spiego perché qua ce ne sono veramente tantissimi sui T1 e T3, ce ne sono veramente tanti e lo si vede dal colore, i T3 sono questi, no, i T2 sono quelli rossi e i T3 sono quelli blu se non sbaglio, vediamo subito, sì, i T3 sono quelli blu, no, un, ok. T3 quelli blu e T2 quelli rossi. E sì, costruzione sempre la stessa. Attenzione, i support frame cambiano da modello a modello T1, T2, T3. E sì, c'è bisogno del launcher, del launcher sì, precedente. Qua c'è addirittura lo steel plate per fare un launcher nuovo. Bene, allora, per quanto riguarda i missili, mi scuso il dilungamento, però è giusto che. È giusto che spieghi perché sennò non avrebbe senso questo video. Per quanto riguarda la guida dei missili è conclusa. Volevo sì, no, i saluti li faccio dopo, li faccio a fine video, faccio i saluti vi faccio un aggiornamento. Allora, praticamente avevo questa fornace piena di Cresote Oil. Non sapevo più dove metterlo, volevo fare ancora della carbonera, del charcoal, vabbè, quella roba lì, per far andare il tunnel bore. Ero pieno pieno pieno, ho trovato subito, ho optato per questa soluzione, ossia non salire sul tetto, ovviamente. Prendere tre di vetro. Magari per qualcuno è una soluzione ovvia, però io non mi serviva inizialmente. E fare delle bottiglie di vetro. Voilà. Piazziamo le bottiglie nella parte alta del forno e voilà. Scende il Cresote Oil, dovrebbe scendere di 250 più o meno ogni 3 bottiglie se non sbaglio. Poi la cosa bella è che le bottiglie sono staccabili, nel senso che si possono mettere tutti nello stesso stack e quindi non occupano spazio. Posso continuare a mettere la carbonella all'interno della fornace, il legno all'interno della fornace e farmi la carbonella e posso riempirmi una cassa tranquillamente di Cresote Oil. Poi vedremo anche come fare un'eventuale cisterna per evitare di fare sempre le bottigliette, però è un metodo economico. Uno scheletro mi ha droppato una mezza armatura di oro con una protezione a livello 2 e Thorns a livello 1 che non ricordo cosa sia. E ho degli stivali in lapis lazuli sempre incantati con protection 2 e feather falling a livello 3. Feather falling, che ne so. Non so cosa sia. Va bene. Comunque, piano piano si studia. E bene, adesso possiamo passare tranquillamente ai saluti. Volevo salutare un nostro nuovo, come si può dire, spettatore, sì, che aveva un nome lungo, ma lo abbrevio subito. È Mark Fiddo, Mark Fizz, che mi ha chiesto di salutarlo. Infatti, mi raccomando, io vi saluto tranquillamente. Chiedetemelo nei commenti e quando è possibile vi saluto senz'altro. Perché è un piacere per me salutarvi. Nicola Dorsi perché per l'appunto anche lui è uno spettatore da tempo. Gianlumina 98 come sempre, sempre lui presente nei video e sempre puntuale, lo ringrazio. Necromante anche che se non sbaglio anche lui è un nuovo spettatore o comunque magari
ha fatto qualche commento in precedenza, però non lo ricordo molto bene, però volevo salutare anche a lui. E bene, ragazzi, continuate a seguire perché faremo nuove guide, nuovi video, nuove stupidaggini, daremo fuoco a tutto. Vabbè, a parte gli scherzi, scherzi a parte, ragazzi, se vi è piaciuto il video, come al solito, mettete mi piace, se non vi è piaciuto, non mettete non mi piace, come al solito. E se volete iscrivervi al canale è un piacere, fare video e soprattutto vedere che gente come voi è molto divertente, segue i miei video. E bene, adesso mi sono dilungato troppo, mi sono stufato anch'io di sentirmi parlare da solo, come un cretino. Da Mr. Tyke, come sempre, è tutto e ragazzi, ciao a tutti!